È giusto parlare di crescita dell'economia in un'economia di guerra? Leggo continuamente sui media economici che la crescita dell'economia nei settori legati alle spese di guerra si iscriverebbe in una più generale crescita dell'economia stessa. Davvero possiamo ascrivere la crescita dell'economia di guerra alla voce sviluppo economico? Economia di guerra significa distruzione. L'economia di guerra, come ogni merce nel sistema capitalista, implica la sua distruzione per poter rilanciare la produzione. Ora, in un'economia di guerra, distruggere prodotti creati per fare la guerra significa fare la guerra. Significa che la guerra deve essere scatenata. Consumare un maglione o un paio di scarpe non è come consumare un cannone o un cacciabombardiere o un missile. Per consumare un cacciabombardiere, per consumare dei missili, occorre una guerra. Occorre distruggere l'uomo, la natura, altre merci e mezzi di produzione. Perciò, l'economia di guerra non può essere considerata in nessun caso un fattore di sviluppo economico, ma deve essere rubricata alla voce distruzione della civiltà umana e della sua stessa economia. Quello che voglio dire è che deve essere chiaro, una volta per tutte, che le spese di guerra sono spese volte alla distruzione, spese che provocano regresso sociale, sono un fattore di distruzione delle forze produttive, non di crescita e di progresso, come sostengono gli economisti ufficiali. Alla fine, il solo modo per consumare le armi e per rilanciare nuovamente la loro produzione è appunto quello di scatenare la guerra. Perciò, anche senza considerare la lotta fra gli stati per accaparrarsi materie prime, per controllare vie di comunicazione, per ottenere manodopera a buon mercato in altri territori, per sottomettere i consumatori di altri paesi, il capitalismo ha in sé stesso una chiara e naturale vocazione a scatenare guerre, cioè alla distruzione e alla barbarie.